Questo video è sponsorizzato da Pampling. Acquista maglietti a tema Pokémon, anime e non solo. Con il codice AXO24 ricevi il 20% di cashback e calzini in omaggio. Io sapevo che non avresti avuto alcun problema a giungere qui. Le parole non servono. Lotteremo per capire chi sarà il più forte dei due. Io, Lance, il più forte degli allenatori e campione della Lega Pokémon. Io, come maestro di tipo drago, accetto la tua sfida. Let's go! Bentornati su Axo Archivio, signori. Bentornati nella Soul Link Hardcore Randomizer di Art Gold e Soul Silver per l'ultima volta nella regione di Johto. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Pino Super 4 e oggi ce ne mancano 3 più il campione. Perderemo? Forse. Ma prima, riassuntone canonico della squadra. Choa e Tutub, signor Rapace, signor Fugace, Pippo, Franco, Elio e Le Celeste, Destroyer 51 e Ace Gamer. Queste le coppie della Lega Pokémon. 3, 2, 1, andiamo. Bruno, giusto adesso? No, Koga. Koga. Potrebbe essere erba. Se è erba, io sono messo... Poketonks, abbiamo perso! Aspetta. Potrebbe essere volante a te. E se è drago, volante, abbiamo perso! Se è drago, abbiamo finito tutto, gente. Vado ricalciardente. Ovviamente lo manco. Ha usato sonnifero, ovviamente colpisce. Cioè, io non voglio dire niente, però dai! Ok, ragazzi, se questo è drago, è finita ora, perché io non ho tipi ghiaccio. Proviamo sto psichico, allora. Vai, gamer. Profumino, ok. Beh, non è che fai poco a Salamence, eh. Metà vita gliela fai. Grosso culo, grosso, grande culo. Colpo! Lancia fiamme. Dimmi che sei volante, bastardo, sei volante. È volante? Dimmi che lo sei. È drago. C'ha garcio. È drago. Oh mio Dio, c'ha garcio. Io sono specs, però, eh. Se sei specs, sai che con 4 livelli sopra... Comunque sì, io c'ho erba. No, a dragartigli. Ah, a dragartigli. Però tu hai prepotenza, giusto? Sì, l'ho intimidito. Ok. Oh, io non c'ho batte proprio. Cioè, ho spammato solo lanciafiamme, ce l'ho fatta. Erba oggettivamente è scarsissimo, è molto facile da tirare giù. Sì. Infatti il tipo erba è più utile nei primi percorsi, ma non alla fine. Dragartigli quanto ha fatto? Ah, va bene. Sì. Va bene, qua con aereo assalto teoricamente non lo mando nemmeno a roll di pozione. Va benissimo. Io vorrei fare così, però non lo faccio. L'ho appena fatto. Bellossom non è un tank. Ok, non è più un tank. Ok. Pulita. Pulitissima a me. A te? Non sarà facile visto che ha ancora 3 Pokémon e sono 3 draghi. Tutti fully evolved, perché ricordo nelle modifiche del gioco ho messo che sono solo Pokémon fully evolved. Potresti mandare Kazam. Il problema di Kazam è che... ok. Perché ora tiro Psychic. Ti prego. Vabbè, Psychic non può mancare, no? Quindi vai. Potevo fargli... Ah? Non ci sono draghi buio. Va benissimo. Ok, guarda. Va benissimo, vediamo quanto gli fai a lui. Outspeed. Gli hai fatto quello? No, ah, perché ha fango pece. Perché il Pokémon aveva fango pece? Perché è il suo Mac. Oh mio Dio, no, ci sono ancora gli strumenti. Quindi vuol dire che chi ha la baccacedro, la baccacedro. Ragazzi, non posso mettere riflesso, sono choice specs, posso usare solo una mossa. No, avrei dovuto fargli raggiro. Sì, vabbè, va giù lo stesso. Speriamo. Avrei dovuto fargli raggiro per scambiare i choice specs, ma ora preferivo tenermi gli specs per fare più danno. Non avrei killato senza gli specs qua. È rimasto l'ultimo? Flygon. Questo c'ha la cedro, dicono. Anche se va ce l'avessi. Va bene, va benissimo la cedro ora. Sì, così non si cura. Bene. Vediamo che fa. Drago Spiro farà, no? Ah, super suono. Ora mi tira giù, però devo switchare. Dovevo hittare qua, ovviamente, io. Beh, lui mi farà un altro Drago Spiro. Sono a roll anche con Kazam da crit. Sì. Quindi sì. A sto punto mi gioco gran voce. E poi hai coso volendo. C'è lui in polvere, quindi magari può mancare. Manco a dirlo, Tom. Potrebbe. Drago Spiro, ok. Qua solo col crit veniamo giù. Va bene, non critta. Dovresti mandarlo questa giù. Questa è 90 base power. È stab, gente. Non lo manda giù.
Yes! Oh. Ok. Gente, il secondo Super 4 l'abbiamo fatto senza perdere. Io ammetto che qua ho avuto... cioè, Drago, ti ricordi, l'avevamo detto, se ci capita Drago è un problema. È andata bene. Sì. Magari il fuoco perché c'è la lava sotto. Ah, no. Okay. Bruno. Anzi, no. Dammelo erba, ti prego. Dammelo erba, fammelo fare senza problemi questo. Come ho fatto io prima, ok. 3, 2, 1, via. Sono Bruno, del Super 4. E non sempre al massimo, perché sono Bruno. E non si nomina Bruno. No, no, no. Devo distrarmi un po', ok. Erba, 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 coleottero, 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 erba, erba. Fuoco buio. Potrebbe essere... oh mio Dio, potrebbe essere acqua o lotta. Okay. Io devo capire ancora di che tipo è, anche tu in realtà. Ho volo. Se non usa ipnosi... con una mossa non mi fa niente, quindi una mossa resto. Sottomissione, quanto mi fa? Non ho fatto niente. Ok, avanzi non... non mai, avanzi mi aiuta, ok, perfetto. È nel, per me è nel range. No, no, uso psicoraggio e basta. Sottomissione. Psicoraggio, ok. Ce la faccio, ce la faccio. Ok, posso restare in campo contro Lucario. Vado, lancia fiamme e basta. Sì, ok. Tu ne acciaio in parte. Lo mando giù, vero? Quack. Sì. Brutto colpo, non serviva, ma... lancia fiamme esplode. Sì, lo so, gente, ma ho paura non di Lucario, gente. Ho paura di altri Pokémon io. Blaziken. Oh, bene. Non ha mosse roccia Blaziken, vero? Non impara mosse roccia. Non naturalmente. Blaziken mosse quarta gen. Adesso ci sarà il montaggio di Mister X che ogni volta... Blaziken mosse quarta gen. Prime mosse quarta gen. Sapete che mi sa che lancia fiamme e basta qua? Oppure no? Oh, però quei brutti colpi sì. Ok. Però che brutti colpi sì. Vai Elio e le, fai il culo a questo mostro. Ah, che bello, a Umbrellum. A Umbrellum, addio. Ok, io ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No perdite per adesso, gente. E Charizard è al 48, quasi 49 però. Come ho potuto perdere? Ma merda, no! Sono Scarf e mi outspeeda sto bastardo. No, 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 Elio. Se non critta ne reggiamo ancora uno. Guarda, Celeste la vorrei tenere, però se devi vai. Oh, ok, è entrato, è entrato, è entrato, ok. Io devo dire un po' in ritardo, gente, per quello mi spavento, però non può non mandare giù. Ok, perfetto. Uno fisico. Porca puttana, potevi darmelo anche un po' più facile di così, però, quello fisico. Anche te, Blaziken. Grazie CPU, ha visto che ero low health e ha usato... dai. Ti ho detto, che ti ho detto. Hai di aereo. Aereo assalto, sì, sì, sì. Perché se... perché potrebbe fare gran poi... fisico. Sì, 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 esatto, esatto. Metà vita, suppongo, no? La cedro? Non me la sento. Potresti di usare giocare volo. No, perché se avesse fatto gran fisico nel mezzo eravamo punto e a capo. Sì, hai ragione. Let's go, fatto? Cazzo. Let's go. L'hai fatto? Ho vinto, vinto, vinto. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Cazzo di fatica, oh. Ciao ragazzi, super maglietta a tema non stirata. Però è bella lo stesso, guardate qua. Seconda gen o Oelugia con la torre campana che esce dal Game Boy Color con tutti gli altri Pokémon di Gen 2. Non poteva che essere la mia preferita, ha tantissimi tantissimi dettagli a partire dal santuarino del Bosco di Lecci. Abbiamo le tre bestie leggendarie, ci sono Pikachu e Togepi che mangiano assieme, Miltank, Houndour e Meryp che dormono. E guardate un po', Spinarak che si cala dal Game Boy dove Meryl sta nuotando con gli altri Pokémon d'acqua. Meravigliosa, pampling.com, codice AXO24, calzini in omaggio, 20% di cashback. Lance non ha il tipo che aveva nel covo Rocket. Cazzo, questa è un'intuizione interessante. Potrebbe avere erba a me allora, perché a me era Torterra. A te chi aveva te? Non mi ricordo. Chi aveva da me, ragazzi? Qualcuno gente, si ricorda qualcuno chi aveva guarda da me su Archivio. se ha Torterra... aspetta. Se ha davvero lo stesso identico tipo, non credo però. Sarebbe bellissimo, perché vuol dire o erba o terra per me. E ho una... ho due acqua e ho due fuoco. Vabbè, intanto c'è Karen ancora, eh? Ok, 3, allora. 2, 1, via. Sono Karen, del Super 4. Ho un'antenata a Giubilopoli. Andiamo. Ok, vai. Karen. Tipo? Ti prego. Relicant, roccia acqua.
Mi va bene. Elettro. Elettro. Ok, Electivire. Allora, io resto in campo, gente. Relicant è... mossia. Relicant. Bella lead, ragazzi, sta Raptor Arta davanti a Electivire. Zio, pera. Io, con quello... A me non ha mosse. Contro di me non ha mosse. Quindi uso... bene. Guarda come gode. Guarda come gode, guarda come gode. Quagsire. L'immortacci tua, Zapdos, beh? Ampharos, ok, va bene, non ha Zapdos, quindi immagino. Spera, Relicant, un secondo che non mi ricordo se Relicant è più difensivo o fisico speciale. Devo controllarlo. Credo sia fisico, no? Avrebbe molto senso fosse fisico. Debolezze. Crit penso useless, però godo. Oh! Lui! E ragazzi, cosa devo fare coi terremoti? C'ho ancora Camerupt con le terra, però cosa posso fare? Cioè, devo giocare qua. Non posso switchare ora su Electivire. Devo giocare terremoto. Me ha terremoto? Tiranitar, cioè. No, non ce l'ha. C'ha sgranocchio, nero pulsa, rivincite e colpo. Ah. Surf. Ah. Roccia. In tempesta di sabbia. Colpo, nero pulsa, rivincite e sgranocchio. Colpo, nero pulsa, rivincite e sgranocchio. Io qua, signore e signori, penso di provare la cosiddetta giocata. Easy, è vinto. Inseguimento. Non ha mosse. Non ha mosse? Ok. Non mi può attaccare. Easy, non mi può attaccare. Volevo buttare dentro sta Raptor, intimidirlo su doppio calcio e riswitchare in Quag baitando l'elettro. Ma non ha, non ha più... Scusatemi, non doppio calcio, colpo basso. Non ha più colpo basso, ha solo mosse elettro perché al 45 ha preso fulmine e quindi si vince. Vado. Axo, se succede qualcosa per Stramontante è colpa di Blaziken. Sì, no, certo che non è colpa tua, ma ti pare che il 90% è colpa tua. È successo. Anche perché qua la Sandstorm è infinita. Oh, 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 grazie. Ora me lo dai. Ora mi critta. Ora mi... Io ora giuro che mi si critta. Ok. Ok, va bene. Allora, va bene. Non importa quello che fa. Uso assorbimento. Ultimo Pokémon chi è? Oh, grazie, non 51. Non ti conveniva fare assorbimento qua, perché se lui si curava era un problema. No, no, brutto colpo. Eh? Non ha fatto brutto colpo, eh. Surf era brutto colpo, Master. Sì. Ah. Beh. Assorbimento? Sì, qua puoi assorbire. No. Doubt. È assorbimento, però almeno assorbo punti vita, vai. Quanto assorbo? Ed è stato. Forza antica. Non ti azzardare a potenziarti con forza antica. Ti ha fatto un range danno. Sono in range grit. Io farei assorbimento, Tonks. Ok, io seguo quello che dice Axo. Quindi se perdo, vai. Ah, vabbè. No, la sabbia! Questo è un problema. Raichu è una buona idea, secondo me, ragazzi. Lui è speciale, noi si Sub regge. Fulmine la strasaetta dovrei farcela. Manda Raichu, certo, manda Raichu. Sì, manda Raichu. Non bustarti, pezzo di merda. Come? 5%. Lo outspeedi comunque. Fai la mossa più forte che gli puoi fare, fulmine. Fulmine. 5%, ragazzi. Ok, era un brutto colpo, non importa, ce l'ho fatta. Era un brutto colpo, vediamo un attimo il replay. Sì, era un brutto colpo. Cioè, quindi non serviva. Sei in gamba? Mi piacciono gli allenatori come te. Tu no! Adesso! E adesso, porca puttana, io non c'ho la lacca. No. Adesso! Sì! Devo chiedere alla chat. Il mio lenzo è erba o è terra? Vai. Aspetta un attimo. Sì, ok, andiamo. Ho paura. Andiamo, let's go. Signore e signori, Lens, campione della Lega Pokémon, e permettetemi finalmente di doppiare il dialogo che tanti doppiarono con la mia voce a suo tempo. Forse anche Tonks ti stava aspettando. Axo, Tonks, io sapevo che non avresti avuto alcun problema a giungere qui. Le parole non servono. Lotteremo per capire chi sarà il più forte dei due. Io, Lens, il più forte degli allenatori e campione della Lega Pokémon. Io, come maestro di tipo drago, accetto la tua sfida.
Vai cazzo! Erba! Tipo. Erba! 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 Ah, a te! Sì! Io controllo ogni singolo Pokémon, io controllo, Axo. Sceptile, quarta gen, mosse. Non se vlai. Si può essere veleno, eh? Può essere veleno. Quello di Tonks è erba per forza, invece, a quanto pare. Allora. Eh sì, perché è Sceptile per forza. Schianto, agilità, fendifoglia, stridio. Sceptile è veloce, ma non quanto Charizard, spero. Lancia fiamme! È più veloce di me. E ora schianto. Ok, lancia fiamme. Strano. Ok. Fuori Celebi, ok, però è erba. È erba, ragazzi. È erba. Celebi. Anche Celebi, tu? Anche a me. Sì. Oh, ma quante possibilità c'erano, Tonks? Abbiamo beccato il campione. Orca puttana. Fermo, c'ha forza antica, Tonks. Stai fermo. Buon Dio, Celebi. No! Ho perso. Ha crittato? No, porca puttana, ha preso il boost, 5%. Grazie per avermi detto di forza antica. Dono naturale, staffetta, foglia magica. Non è 5%, ragazzi. È 10? 10. È 10? Affanculo. 10%, guarda qua, qua senza il boost lo si reggeva. Ma poi perché ha fatto foglia magica su Staraptor? Qua senza il boost si reggeva. Qua io sacco, ragazzi. Tuon onda. Ok, paralizzato. Guardate quanto fa più uno sto stronzo. Ma sai che ti dico che usa le flash? Non è vero. Quanto è rimasto? Ma porca, me l'ha distrutta con la forza antica. Il più uno me l'ha distrutta. Qua io l'avevo ucciso. Non posso far niente, ragazzi. A più uno la vince lui. Non posso. A più uno in tutte le statistiche. È troppo forte sto coso. È troppo forte sto coso adesso. Non si può vincere. Non si può vincere. Se finivamo qua. Se finivamo qua e non facevamo canto, avevamo finito. Non so, fiamme. Si potrebbe anche avere 3-6. Sì, ma il problema, ragazzi, è stato il boost. Questo coglione ha preso boost di forza antica ed è andata così. Ho una proposta. Sì. Non facciamo canto. La vinco io e abbiamo finito. Ma no, perché non basta. Perché in realtà io ho perso tutti i Pokémon e sono morti anche i tuoi. Quanto stai? Devo di nuovo trespolare. Deve finire i PP. Finisce prima lui. Finisce prima lui. A 5 PP. Ok. Stai recuperando vita, Merda! Hai gritato? Merda, non li abbiamo contati. Porca puttana, ero convinto ne avesse uno ancora. Porca puttana! Qua ho sbagliato io, Qua ho sbagliato bellamente io. Prova ad usare... Qua ho bellamente sbagliato io. Non sono sicuro che sarebbe... Eccoci. Chiaro. Capitato? No, mi ha tirato giù semplicemente di foglia magica. Finita così, ragazzi. No! Tonks moralmente vince la challenge. L'unica possibilità era fare crit per Forbecco... E poi, però, in realtà mancava il Pokémon al 50 e tutti gli altri. Nel momento. Sì. Questa lotta è stata persa nel momento in cui ha preso il boost di forza antica. Cioè, nel primo turno, specificamente. Perché senza il boost di forza antica lui era morto con vivi ancora Firo, Camerupt e Staraptor, tutti e tre. Abbiamo, resetta, vediamo chi abbiamo nei box e vediamo cosa si può fare. E la prossima volta riproviamo.